amici di Radio Carini Web, ci troviamo al Caleida, a Palermo, per la presentazione del film Sette Peccati. Oggi c'è proprio il casting, siamo qua per incontrare Paolo Straccati, che sarà il regista esordiente che si occuperà proprio delle riprese e della realizzazione del film. Siamo curiosissimi di incontrarlo, quindi ci addentriamo adesso nel locale e vediamo un po' cosa accade questa sera. Restate con noi. Alessandra, segretaria di edizione della fiction Sette Peccati. Allora, Alessandra, come ci si trova a lavorare con Paolo così effervescente, esuberante? Com'è il lavoro con lui? Allora, dietro le quinte ci divertiamo da matti, comunque nel suo lavoro è abbastanza, anzi, più che bravo, veramente. Molto professionale. Sì, troppo anche. Ci mette tutti a nostro agio e ci dirige il lavoro perfettamente. Ma la segretaria di edizione nello specifico di cosa si occupa? Allora, un mio amico mi dice sempre che la segretaria di edizione è il pezzo del puzzle mancante. Se manca quello, il film non va, perché io annoto tutti i ciak che vengono fatti e in base al montaggio, dai miei bollettini di edizione, andiamo a risalire le scene buone o errate, quindi servono molto lì. Un lavoro sicuramente di precisione, che però viene allietato anche grazie al contributo di Paolo e degli altri ragazzi dello staff che ho potuto incontrare qua in giro. Sono tutti molto divertenti, simpatici come te, quindi in bocca al lupo per questa avventura. Vuoi salutare i radioascoltatori di Radio Carini Web? Saluto a tutti e grazie. Grazie a te, Cara. Give me everything all day. Give me
prosegue in maniera molto divertente e goliardica, diciamolo pure. Allora, Claudio, mi piace incontrare anche chi si occupa della parte un po' più tecnica di quello che è Sette Peccati. Parlaci di quello che è il tuo ruolo in quanto fonico. Sì, vabbè, è un bel lavoro dietro le quinte, c'è molto divertimento. Più che lavorare, ci si diverte. Ridiamo, sì, assolutamente. È un lavoro misto a risate. Buona la prima, assolutamente. Buona la prima, ragazzi. Quando okay. Si sente buona la prima, si è tutti contenti. Sì, anche perché c'è da dire che si affronta meglio il lavoro nel momento in cui lo si affronta divertendoci, no, stando. Sì, devo dire che come fonico in questa troupe sto trovando assolutamente bene con loro come operatori, ci sono molte risate. Soprattutto ci divertiamo quando lo picchiamo. Sì, assolutamente. Cioè, Lui mi picchia, che divertente. Non si svela, quindi, non ci stanno sperando. Allora, un attimo, scusatemi. Allora, Sonia. Stavo scherzando. Sonia che si occupa del casting, ma che è anche una delle attrici protagoniste della serata. Dicevi, non si svela. Non si svelano gli arcani che stanno un po' dietro a quella che è la trama. Vuoi darci qualche anticipazione di quello che avverrà durante la... Parlare un po' del personaggio di Crystal. Crystal è una... È il personaggio che interpreti tu, giusto? Crystal rappresenta la Cilia. È una ragazza snob, figlia di papà, e quindi viziata. È peccato a Cilia perché? Peccato a Cilia perché è indifferente a tutto ciò che lo circonda, quindi alla governante, alla famiglia, alle persone che incontra per strada. Quindi incarna proprio la Cilia in quello che sono proprio le caratteristiche. Quanto è stato facile o difficile interpretare questo personaggio? È stato difficile perché non mi ci ritrovo nel personaggio, quindi... Quindi non pecchi di accidia tu, sicuramente? No, di accidia sì, per nel senso... di accidia nel senso nel modo positivo. Di indolenza? Sì, sono pigra, magari mi scoccia fare qualcosa, allora sì, però indifferente alle persone. Insomma, l'ozio comunque piace un po' a tutti. Mi dicono qua, muoviti, perché i ragazzi... Certo, quindi già è il tuo ruolo, però vogliamo dare anche un po' di spazio a chi sta un po' dietro le quinte, perché dietro le quinte è quello che si lavora tantissimo. Dietro le quinte si lavora tantissimo. Allora, spazio a chi si occupa, Alessandra che si occupa, l'abbiamo incontrata poc'anzi, si occupa di quello che riguarda l'edizione. Compilare quindi i bollettini di edizione, come ho detto prima, e di risalire le scene buone. Ottimo, poi abbiamo Antonio. Il tutto fare. E poi? Io sono attore, ho partecipato alla scena della lussuria e ora sono addetto alla sicurezza. Prima li picchio sì, prima e poi li salvo. Picchia e salva, perfetto. Quindi parlando una piccola parte. Ottimo, di cosa ti sei occupato? Non la svegliamo, non la svegliamo. Ok, quindi mistero. Non c'è niente da svelare, basta guardare qui. Si intravede una parte e si comprende tutto. Basta. Un piccolo spoiler, vedrete sullo schermo. È un'ala, quindi qualcosa lascia, diciamo, all'immaginazione. Esattamente. Allora, il backstage è comunque tutto quello che sta dietro, come per quanto riguarda il punto di vista tecnico di Sette Peccati, è sicuramente divertente, entusiasmante, e ci invoglia ad arrivare a novembre con la consapevolezza che non potremo perderci questo appuntamento. Quindi seguiteci, cari amici di Radio Carini Web. Cari amici di Radio Carini Web, la serata qui al Caleida volge quasi al termine. Noi abbiamo incontrato tanta gente molto simpatica, divertente, e che ai quali facciamo un grande in bocca al lupo per questa fiction I Sette Peccati, a Paolo Brancati, allo staff che lo sta supportando, e vi promettiamo che vi aggiorneremo quindi in merito a quello che accadrà in seguito. Quindi a tutti a novembre attendiamo Sette Peccati, questa fiction tutta siciliana.